Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Jack e oggi vi voglio presentare come uccidere il Demo Ermital, più precisamente quello di livello 3 del capo del villaggio che si trova nel deserto di giorno. Ecco dunque che prendo la missione. Il mio status è dato da scusate, il mio equipaggiamento è dato dall'armatura completa di Mafumofu con tutti i pezzi con 11 di difesa. Perché sono leggermente potenziati per l'appunto. Poi c'è il Tenka Mage, che è il palestrone più pesante di Gypcheros. Le abilità sono sempre le stesse: eliminazione freddo alta, protezione divina, aumento calore basso. So che nel deserto farà caldo, ma non importa perché comunque dovremmo uccidere abbastanza velocemente il Daemo. E poi gli oggetti sono 10 pozioni, sempre per curarmi, 5 bevande fresche per il calore, lo psicosiero nel caso debba trovare il Deimo, le pale pitture da 3 per tracciare il Deimo, perché si sposta da zona a zona andando sottoterra, per cui non è difficile, se non si sanno gli spostamenti di memoria, è difficile andare a trovarlo. Bomba sonica, dopo vi farò vedere che cosa serve. Bombe grandi più mi servono nel caso vada a dormire, e biperforanti livello 1 che mi servono nel caso finisca il pituono. E poi vabbè, ci sono le erbe. Adesso vi farò vedere. Il Deimo sarà un mostro che troverete anche in futuro in livelli magari più alti. Comunque, ora vi dimostrerò come uccidere il Deimo. C'è una tattica particolare. Generalmente si pensa che il punto debole di un mostro sia sempre sulla testa. Questo è uno stereotipo che lasciamo perdere, va. Il mostro non ha sempre il suo punto più debole sulla testa. Prendiamo per esempio il Deimo. Il punto più debole è dentro il guscio, c'è un gnocco di carne lì dentro, protetto per l'appunto dal guscio. Prendo la mappa, le razioni, le casse pronto soccorso e le palle di pittura, vabbè. Dicevo, è appunto il guscio a proteggere questa parte di carne. Ecco dunque che carico il pituono, che sono quelli che soffrono di più il Deimo, soffrendo per l'appunto l'attributo tuono. Mangio la bevanda fresca, o bevo la bevanda fresca sarebbe meglio dire. E mi dirigo alla zona 1. Generalmente, vabbè, si può trovare nella zona. Scusa, volevo dire nella zona 2. Generalmente si può trovare nella zona 2, nella zona 5, nella zona 1, nella zona 7 e nella zona 9. L'ho visto anche qualche volta. Quando va a dormire nella zona 9. Ecco, lo sapevo. Sempre i soliti rompiscatole in mezzo. Ecco, comunque dicevo, il P perforante, e dal momento che i pituono hanno anche l'effetto, oltre dell'attacco elementare, di essere perforanti, permettono di colpire il mostro all'interno del guscio, per l'appunto perché lo oltrepassano e lo perforano. Questo fa sì che si possa creare, si possa arrecare un danno abbastanza alto al mostro in questione, che oggi per l'appunto il Demo Ermitaur. Adesso aspettate un attimo perché devo trovarlo. Se non lo trovo nella prossima zona, uso lo psicosiero. Allora, qua l'ho sentito. Dove sei? Ah, eccoti qua. Ma tanto so che ci sei. Cos'è sta roba? Ah, niente, non badate me perché certe volte faccio delle diavolerie assurde. Ma cos'è, è andato via? Ah, sì, è andato nella zona 1. Ah, che iella! Adesso qua ci sono quegli altri scassascatola di Genprey, va. Ops, ho sbagliato. La zona da colpire è appunto quella del guscio. Ops. Sì, adesso non contate che io sto sparando un po' a casaccio. Il mio obiettivo in questo momento non è quello di uccidere lui, ma di fregare. Ah, sono tutti morti, va bene.
Quando va sottoterra girate in continuo e possibilmente non con l'arma aperta. Ah, ma allora non erano finiti, lo sapevo io che ce n'era ancora uno. Scusate un attimo, perché è difficile giocare in questo modo. Comunque le bombe soniche non servono a farlo uscire dalla sabbia. Fa diversi attacchi uscendo dalla sabbia. Dipende dal tempo in cui sta dentro. Se sta dentro alla sabbia poco tempo, uscirà più volte e rientrerà più volte velocemente sottoterra. Dove è andato a finire anche quell'altro? Non fate come me che sto sprecando la vita e proiettili. Mi sono dimenticato che c'erano i cosi qua, dovevo portare i PI livello 1. Ecco, adesso mi ha paralizzato, muoio di sicuro. Poco ma sicuro. Wow, no, sono ancora intero. Mitico. Non fate come me che faccio ste cavolate ogni tanto, Travis Pod, Gameplay, di tutto. Veramente ragazzi, certe. Potrò dire delle cose giuste ogni tanto, ma certe cose faccio delle castronerie assurde. Sì, l'ha preso, alleluia, è morto. Ok. Boh, perfetto, allora adesso inizio ad utilizzare i pituono.